Ciao, benvenuto a questo nuovo appuntamento con la chitarra blues per tutti. Premesso che questi video sono in concomitanza e in promozione di quello che è il mio nostro manuale scritto a quattro mani con Vincenzo Carpentieri, appunto la chitarra blues per tutti. Ok, momento pubblicitario all'inizio del video, aperta parentesi, se ti è piaciuto questo video, ti piace questo video, condividilo con i tuoi amici in bacheca. Per me è davvero, davvero importante e è quello che puoi fare tu per ringraziarmi per questo contenuto gratuito che metto settimanalmente a disposizione. Metti un like alla pagina Facebook La Chitarra Jazz per Tutti se non l'hai ancora fatto e magari fatti un giro sul mio canale YouTube Paolo Anessi, dove puoi trovare tutte queste video pillole. Poi in un secondo momento, dopo che sono uscite su Facebook, le puoi trovare comodamente nelle playlist, radunate nelle playlist per i più diversi argomenti. Ok, chiusa parentesi, cominciamo a parlare di fraseggio, di grammatica del fraseggio. Attenzione, ci sono tanti modi per poter trasmettere, voglio dire, attraverso la didattica, no? La trascrizione, l'ascolto dei grandi, io ritengo sempre che sia la cosa più importante. Però poi ritengo anche che le persone sono profondamente diverse tra di loro e ognuno ha un po' la sua attitudine, non solo nel modo di suonare, ma anche nel modo di apprendere, in base al tipo di orecchio, di sensibilità, di tecnica sviluppata, di ascolti, sono tante le motivazioni. Quindi lo sviluppo del fraseggio, a mio avviso, non può avvenire solo e unicamente attraverso la didattica, anzi non dovrebbe attraverso la didattica, e te lo sto dicendo io che sto facendo didattica, voglio dire. Il primo modo per poter apprendere il linguaggio è attraverso le trascrizioni dei dischi, l'ascolto e le trascrizioni dei dischi. Però poi va da sé che, come dicevo, ci sono tante persone diverse e a mio avviso questo elemento va un po' rispettato, no? Nella differenza tra le persone, e quindi io tanto ti predico, diciamo, da un certo punto di vista, vatti a ascoltare i dischi perché è un elemento fondamentale la discografia, perché si impara veramente il linguaggio. Però poi mi occupo di didattica per poter far comprendere il linguaggio, il che risulta ovviamente più distaccato da quello che è poi il linguaggio che tu senti nei dischi, perché la didattica va poi sviluppata, va personalizzata e va affiancata comunque assolutamente al linguaggio appreso attraverso appunto la trascrizione e l'ascolto dei dischi. Questo ritengo che sia molto importante. Questo è un primo step, quindi io non ti direi una bugia se ti dicessi il blues è questo, è quello che io farò tra poco. No, assolutamente, è soltanto un elemento per poter cominciare a comprendere e dare una direzione ai tuoi fraseggi. Allora, scolpita magari un po' col falcetto, nel senso un po' in maniera grossolana, un fraseggio possiamo pensarlo diviso in tre momenti distinti: l'approccio, lo sviluppo e la risoluzione. L'approccio non è detto che ci sia sempre, non è detto che ogni frase debba iniziare con uno slide, con un bending, non per forza, per l'amor del cielo, però è un momento, diciamo, comunque importante. Lo sviluppo è il contenuto di note, di pause, di ritmo, di tecniche, e le soluzioni intervallari che tu adotterai per appunto sviluppare il tuo fraseggio. La risoluzione è dove tu stai portando questa frase, e ovviamente la risoluzione assume un significato comunque importante, soprattutto nei confronti dell'armonia che sta succedendo in quel momento, perché comunque quando tutte le note sono in movimento assumono, come dire, un significato, sì, ma
più leggero nei confronti dell'armonia, perché sono tutte note in movimento che si stanno svolgendo appunto all'interno del fraseggio. Invece, nel momento in cui la frase atterra su una determinata nota, atterra, bersaglia, arriva su una determinata nota, ecco che quella determinata nota assume un significato forte, importante nei confronti soprattutto dell'accordo, cioè se la nota è sbagliata si piglia una stecca e un palo in mezzo agli occhi fondamentalmente perché è la nota sbagliata nei confronti degli accordi. Quindi attenzione, che è un fraseggio gustosissimo, bello, che finisce, come dire, sulla nota sbagliata, lascia più amarezza all'orecchio più che in bocca. Rispetto magari a una frase semplice, tutto sommato, quasi banale, diciamo, che però finisce sulla nota giusta e funziona comunque di più. Allora io, per cominciare a far sviluppare questo concetto, consiglio di cominciare a bersagliare le toniche dell'accordo. Bersagliare vuol dire che la frase terminerà sempre, la frase, il fraseggio terminerà sempre sulla tonica fondamentale dell'accordo che sta per succedere, cioè la frase si suona in anticipo rispetto all'accordo che deve arrivare. Quindi sul mio giro blues, quando io sono sul primo grado, ad esempio, appena iniziato il giro blues, suonerò una frase che termina sulla fondamentale di re, perché il re è l'accordo che subito deve arrivare, premesso che sto pensando a un blues in la, quindi gli accordi sono la 7, re 7, mi 7, ok? Qualcosa di molto semplice. Se io voglio suonare una frase che termina e anticipa l'accordo di la, ecco che questa frase appunto la devo suonare prima che entri l'accordo di là, se no semplicemente sul primo accordo ci suono soltanto la fondamentale, oppure sto suonando sull'accordo ma non lo penso in anticipo. Questa è una pratica molto importante per cominciare a sviluppare quella capacità di mettere la nota giusta al momento giusto e non un qualcosa che succede. Succede perché, ok, stai improvvisando, è come giocare un gratta e vinci, forse ti va bene, forse non ti va bene. Dal mio punto di vista, no, io voglio cercare di esprimere quello che veramente voglio e non un qualcosa che succede tirato al caso, diciamo, affidato al caso. Ok? Quindi le tre fondamentali degli accordi, se gli accordi sono La, Re e Mi, le tre fondamentali a cui io penso in questo momento, all'interno della mia pentatonica di La minore, la scala è questa, le tre fondamentali. Il La è questo, il Re è questo e il Mi è questo. Adesso vado a registrare sulla loop station il giro armonico. Semplice esempio, io ho suonato delle frasi tutto sommato molto molto semplici con la pentatonica, dei frammenti di scala, ma andavo sempre a terminare ogni singola frase sulla fondamentale che stava per arrivare. Questo permette al mio soloing di avere un aspetto melodico in base a quello che io sto sviluppando, il contenuto di note. Ricordi i tre momenti: l'approccio, lo sviluppo e la risoluzione. Quindi mi permette di dare significato allo sviluppo perché diventa coerente con l'armonia che sta succedendo in quel momento. Ripeto, mi raccomando, questa è didattica,
non è blues. Non ti posso vendere che poi il blues si suona in questo modo e si va a terminare ogni frase sempre sulla fondamentale dell'accordo. No, assolutamente, sarebbe noioso, sarebbe scolastico, sarebbe didattico. E sono io per primo a dirtelo. Però questa pratica ti permette di cominciare a ottenere una cosa che a mio avviso è un valore molto molto importante, cioè saper mettere la nota giusta al momento giusto. E quando tu, attraverso questa semplice, a mio avviso tutto sommato, esercitazione, quando sai mettere la nota giusta al momento giusto, ecco che allora puoi cominciare a giocare con altre note, ad esempio le note della triade, e quindi cominciare a non più bersagliare la tonica, ma magari il quinto grado. E ovviamente assume un significato differente, ok? Io adesso ti faccio sentire la triade di La, il Mi è il quinto grado, la triade di Re, il quinto grado è il La, e la triade di Mi, il quinto grado è il Si. Senti che sonorità differente da quella di prima, ovviamente, che va a prendere tutto ciò. Ovviamente dal risultato che ho ottenuto precedentemente. Per il terzo grado la cosa è un pochino più ambigua all'interno del blues. Perché? Perché io sto utilizzando tre accordi maggiori, La7, Re7, Mi7, quindi hanno tutte e tre la terza maggiore, ma io nella mia pentatonica di La minore la terza maggiore di La è Do diesis e nella mia pentatonica di La minore io ho il Do. La terza maggiore di Fa diesis, scusami, la terza maggiore di Re7 è Fa diesis, ma io nella mia pentatonica anche qui non ho questa nota, ho il Sol o il Mi, ok? E la terza maggiore del mio Mi7 è un Sol diesis e io nella mia pentatonica ho il Sol oppure ho il La. Quindi, come dire, il terzo grado, se ti ci vuoi fermare sopra e quindi renderla come nota importante, è un po' più difficoltosa e a mio avviso bisogna starci attenti perché non sempre diventa veramente il carattere predominante poi nel fraseggio blues, cioè è importante ma va condotta verso qualcos'altro. Lo vedremo poi sviluppato in un altro video quanto sia importante il passaggio nel blues terza minore, terza maggiore, fondamentale di ogni accordo. E vedi che terza minore, terza maggiore di ogni accordo già viene fuori l'armonia del blues con questi tre semplici passaggi. Comunque io adesso ti farò un esempio fraseggiando con la pentatonica di La minore che termina sulla terza maggiore di ogni accordo. Interessante e anche qui è un colore differente ancora, quindi nota bersaglio prima di tutto della fondamentale perché è la più importante da far sentire, perlomeno per cominciare a sviluppare questa capacità. Dopodiché all'interno sempre dello stesso box, quindi tu fraseggi con la pentatonica minore per dare un certo tipo di colore bluesy, ma
Vai a indirizzare le tue frasi, ti consiglio prima verso il quinto grado e in ultimo lasciare la terza maggiore di ogni accordo. Con questo io ho finito questo nuovo appuntamento. Ti chiedo ancora se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici, metti un like alla pagina La chitarra jazz per tutti. Alla prossima, buono studio e buona musica. Ciao ciao!